Questo programma è offerto da Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema? Buonasera a tutti, purtroppo ci speravamo. Buonasera, un parolone, buonasera. Ci speravamo, ci abbiamo creduto, anche perché la Juve, dopo la brutta prestazione contro l'Inter e la grande vittoria del Napoli contro la Fiorentina, c'era la speranza, al di là degli scongiuri fatti e tutto, però insomma c'era la speranza concreta che Napoli potesse battere la Juve. Invece, questa volta la finale la Juventus l'ha vinta. Ogni tanto capita che vince la finale. Innanzitutto buonasera da parte di Ferruccio Fiorito e di Marco Lanzuisa, Salvatore Turco. Dicevo, ragazzi, comunque è stata, la possiamo definire, una prova generale per quella che dovrà essere l'incontro con la Juve per recuperare la partita di campionato. E lì ci servono punti e possiamo fare bene. E comunque, speriamo, la Juve, insomma, una finale ogni tanto la può vincere. Quelle più importanti, insomma, non le vinci. Però noi ci rifaremo e ne parleremo questa sera, già dalla prossima partita, contro una squadra che gioca bene. Il Verona. C'è anche un giocatorino che pare stia orbitando nelle grazie del Napoli. Sostituito, non ha giocato bene. Insomma, non vorrei che questi grandi complimenti che ha avuto l'hanno un po' fatto montare la testa. Non me ne voglio aggiuntoli, insomma, De Laurentiis, eccetera. Voglio fare la domanda giustamente a uno che di commercio e di soldi ne capisce. Ferruccio, su Zaccagni, Onest, ci serve oppure no? Può servire, con tutto il rispetto per il giocatore, che sarà fortissimo, però ci serve a noi. È uno dei tanti che abbiamo già in quel ruolo. Io penso, allora a che serve? Perché è un giovane. E quindi da un punto di vista prospettico potrebbe essere utile. Il ruolo tipico di chi è? Insomma, chi potrebbe sostituire? Fammi il nome. Più che chi potrebbe sostituire, in quale zona del campo? Voglio sapere proprio a ridosso, ma per come gioca il Napoli quest'anno non è facile da andare a collocare. Sai perché te lo chiedo? Io terrei Fabian Ruiz, lo terrei, nonostante quello che si possa dire, eccetera, qualche prestazione un po' incolore. Zaccagni potrebbe sostituire Fabian Ruiz? Potrebbe, però non lo puoi. Ma non lo devi andare a mettere però in questo modulo davanti alla difesa, perché lo vai, gli vai a tarpare le ali. Marco, onestamente, invece Zaccagni mettesse un video, onestamente. Ma ragazzi, quindi andiamo a vedere un video, perché è periodo di saldi e quindi sì, vi serve le scarpe. Approfittate, vediamo questo video. Sì, potrebbero servire. Ma sì, sei scarpe? No, potrebbero. Pronto, amo? Sono un attimo camerano, sto facendo ripasso in giro. Sto facendo un magazzino di sciarpa. No, i sciarpa si mettono in canna, i sciarpa. Amo, i sciarpa, no, i sciarpetti. I sciarpetti che si mettono per, non canna. I sciarpetti che da che. Bravo, i sciarpetti per giocare un pallone. Poi domani, un attimo, se sei un numero, ti chiamerò. Ciao, amore. Vabbè, buongiorno, volessi recuperare il sciap che se andavi te volessi misurare. Può misurare tutto quello che vuole, ma anche io devo misurare. Anche sa, filo? Aspetta la turno, eh? No, aspettate un attimo. Lei non può entrare. Perché oggi avrei il sciap e il sciapetto per pallone. Ma non può entrare. Frate, e te che so tu? Ma non c'è niente, lei non può entrare. Ma perché non posso dare, si è acciaccato il sciap? Lei ha 37 e mezzo. Scusa, 38 non lo dritto, per esempio pianta larga, gli ci mette la zeppa sotto, e sciappa, e sciappetta. Insomma, abbiamo archiviato questa partita, questa finale molto intensa tra la Juventus e il Napoli, abbiamo parlato, voltiamo pagina e guardiamo una sfida comunque difficile. Verona-Napoli, peraltro c'è sulla panchina, a mio giudizio, un grandissimo allenatore, non so se sei d'accordo, Juric.
Non lo so, a Verona, vabbè, c'è in panchina Juric e fuori Barcone Giulietta, praticamente. Giulietta, è la famosa. È importante stabilire i ruoli. Tra l'altro c'è anche un amico che lavora con Juric nel Verona. Ah, ma stavo con Giulietta. No, Michele Orecchio, lo saluto, ciao Michele. No, veramente, lavora con Juric. Tu conosci molti Orecchi? No, Michele Orecchio, è stato un bravo calciatore, lo so. Orecchio, dico, cioè, conosciuto, me lo so. Dicevi? No, dicevo, il Napoli, insomma, ultimamente ha creato tantissime palle gol, non è stato proprio fortunatissimo, invece poi, vedi, con la Fiorentina... sono andate tutte 7-8 tiri, 6 gol con lo Spezia, quindi 23 gioco, tiri partita incontro, insomma, così è il stato tennistico. Però immenso Insigne, straordinario, veramente stanno in forma. Immenso Insigne, mesa a Tandellora, è il giocatore più forte del Napoli, lo possiamo dire, senza, credo. Senza dubbio, anche se comunque io dico che nel Napoli sono tanti altri giocatori di grande qualità, lui è quello più appariscente, ma forse come qualità e come modo di giocare e come importanza Zielinski, se fa l'ultimo salto, c'è, cioè, quello della personalità. Zielinski è un grandissimo campione. Il miglior giocatore del Napoli, proprio il migliore in assoluto, Zuniga. Zuniga, ancora che Leo Mello, no, se non sbaglio, è venuta la sezionella. A proposito di male lingue, voci di corridoio, insomma, Gattuso ha detto: ragazzi, la squadra io non ho nessun problema, insomma, per le tante sciocchezze che si scrivono. Anzi, nulla si sapeva un numero e sto ristorante a 2 anni da mangiare. Ma perché ha pagato il conto? Ma non è importante, secondo io vogliamo sapere il menù. Si deve ritornare immediatamente al ristorante tutte le settimane. Parliamo dopo del menù, adesso andiamo a vedere un pizzichino di pubblicità e subito ritorniamo. Chapeau. Ultimo stadio. Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema? Ce ne andiamo per fuori. Ma con la Palermo, Reggio Calabria, una via ritta e subito stiamo là. Sempre si ne acchiappiamo traffico. Ma che stiamo facendo? A scampagnate che ci facciamo i selfie? Eh già, perché ora anche le serve hanno i telefonini. Sì, anche noi poveri oggi, grazie a Tufano, possiamo permetterci un cellulare. Tanto poi lo paghiamo a rato. Puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2021. Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Ladies and gentlemen, Mr. Risparmio Show, dove ogni giorno si centra il prezzo e senza sorprese sulla qualità, ma con un grande assortimento, ti continua tu, di prodotti e della spesa resta solo il bello. Mr. Risparmio, per te facciamo magie. Ma se la magia la fate voi, o mago che fa? Sparisce. Con la tua famiglia, con gli amici di sempre, con i tuoi cari. Più buono, con te in ogni momento. Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema? Ultimo stadio.
Rieccoci tornati in studio, questo è Canale 21, ultimo stadio come sempre su queste emittente, ma anche sulle nostre pagine social, su Facebook. E siamo quasi per raggiungere un traguardo importantissimo, che quando abbiamo cominciato... I 100.000, che non sono euro. No, che quando è quello che guadagni tu. Vi do le istruzioni per uso, se state guardando ultimo stadio e volete una visione della televisione, insomma, usare il gioco di parole, culturale, più intelligente. Cambiate canale. Basta cambiare canale. Basta cambiare canale, insomma, non è cosa nostra, quindi quello sicuramente. Invece la cosa importante è mettere mi piace, perché mancano pochi mi piace a 100.000, invece con i seguo oltre 125.000, quindi la cioè, pagina noi sotto i 100.000 stiamo praticamente da qualche settimana a fare quindi basta mettere un mi piace, che ci fa molto piacere che voi seguite i nostri video. Sono curioso di vedere domenica è quello che dicono anche da casa, è curioso, è proprio curioso come si affronteranno Juric e Gattuso. Ma tu sai che il presidente Setti prese Juric dal Genoa per fare un piacere all'amico Preziosi, per non fargli pagare questo stipendio, perché non aveva fatto un grande risultato con il Genoa, e quindi fu invece l'anno scorso gli ha rinnovato il contratto, insomma, senta sbagliare è proprio così. A volte come erudiscici, istruiscici, illuminaci molto sulle fasce, grandi verticalizzazioni, anche perché non c'ha dei giocatori al di là di Lazovic, al di là che ti posso dire dello stesso Zaccagni, però sono dei buoni giocatori, ma non c'ha il grande fuoriclasse, quindi va molto sulla velocità e molto in verticalizzazione, quindi Napoli dovrà fare secondo me molta densità al centrocampo. Ma bisogna fare anche un'inversione di tendenza, ovvero mi ricordo un po' di tempo fa il Napoli con le grandi cioè faceva faville, e con le piccole chissà, ne è un ibrido, non si è capito, insomma. Un ibrido perché tutte le squadre, insomma, affrontare il Napoli per tutte le squadre, grandi o piccole, è una mazzata in fronte. Ma a proposito di una mazzata in fronte, siamo da poco nel 2021 e quindi molti si rivolgono ai maghi, ai cartomanti. Andiamo a vedere ci questo. Ci credono ancora. È il futuro. Visto, posso, avanti. Sapete, Marco. Sono il Mago Hotel. Dopo il Mago Hotel, ma il Mago Hotel. Mi serve una stanza? No. Una sosta, un pernotto? Si dà un mare a bascia? Ma qua con mare? Non sto qua per un legamento d'amore. Io voglio sapere la verità. Vedo che già state leggendo le carte. No, non solitaria, sono senza fare niente. Mi nessuno, non è manco riuscito, prendo 7 spalle. Ditemi, volete toccare la palla? No. Ma perché ne tengo dubbio, se volete toccare... No, ma sì, palla mia, se... caro Mago, io quando ero giovane giocavo a pallone, oggi fatta Serie B, Serie C, e volevo capire se un domani che non ci sarò più nell'aldilà si gioca un pallone o no. E a galera no. Ah sì, è giusto. Io non prendo soldi. Meglio così, allora. No, se piglia mia moglie, la segretaria, avete capito? Che pure vedo che ho due notizie per voi. Ah. Una buona e una cattiva. Ditemi prima la buona. La buona è che in cielo, lì in paradiso, ci sono tante squadre, ci sono tante persone che giocano sempre a calcio, si gioca sempre a pallone, sempre a pallone. Bene, benissimo, sono contento, grazie. E scusate, la cattiva? Scarfate. Rimane a Yagyuqua. È un programma di sport, questo, sì, è vero, ultimo stadio, insomma, è inutile regalo, però ci piace, però ci piace pure divertirci. Sì. Allora volevo coinvolgere Salvatore. Su... A che livello? No, a livello basso. Allora, Manuela Ferrera, che ti dice? C'è Manuela Giordana, che già abbiamo salutato prima. No, è un'altra storia. Manuela Ferrera, quella che è stata attiquitata. Ma hai sentito quello che ha detto? E Kaita ha detto che è stata con diversi giocatori, ma con uno in particolare, tra i quali Gonzalo Higuaín, che noi salutiamo. E si può dire tardi, no? Si può dire, sì, è tardi. Ha detto, no, è una notizia che è stata riportata, tanti a commentare in studio, non solo Chiambretta, anche Cruciani. Ma no, sta ancora in mezzo, Cruciani. Mannaggia. Ha dichiarato che sì. Ho frequentato Higuaín per un po' di tempo, però poi è finita subito perché a lui piacciono le zozze. Ah, quindi... Zozzu! No, vuoi dire...
Provi Guain, provi Guain. Ma come si può dire una cosa? Cioè, secondo me era preparato, cioè, come si può dire una cosa del non genere? Lo so, io più che altro mi soffermerei su questa multa che ha avuto Insigne, che durante pensa se l'avessi presa tu, 2000 euro, che succedeva? I 2000 euro mi era acciso, però 2000 euro perché? Perché il fallo, il primo fallo, il primo rigore che c'era, tutto, praticamente un secondo... fallo da 2000 euro? Secondo il gran giurì, pareva una cosa. No, okay. Secondo il gran giurì, quella era simulazione. Ma volesse dicere una cosa: a parte che fallo c'è stato, a parte c'era il fallo, c'era la toccata proprio. Insomma, quindi... per piacere, ma non è per qualcosa, per la società. Insomma, 2000 euro non sono niente, ma è un po' uno schifo. Questo vedi, e poi quando l'arbitro, che ha arbitrato bene, non c'era motivo di fare questo, vuole essere protagonista. Kiffi. Vuole, sì, detto sì, anche pocket kiffi per gli amici, che perché in scelta, norma. La macchinetta di caffè, c'è poco. Adesso invece di ultimo stadio mi rivolgo ai tanti singolo, ai separati, perché sono costretti a fare le faccende domestiche da soli, imparate a piegare le maglie. Noi di ultimo stadio vi facciamo vedere questo video tutorial. Vediamo. Se ne andiamo per fuori. Ma con la Palermo, Reggio Calabria, una via ritta e subito stiamo là. Sempre se ne acchiappiamo traffico. Ma che stiamo facendo? Una scampagnata che ci facciamo i selfie? Eh già, perché ora anche le serve hanno i telefonini. Sì, anche noi poveri oggi, grazie a Tufano, possiamo permetterci un cellulare. Tanto poi lo paghiamo a rato. Puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2021. Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema? Ladies and gentlemen, Mister Risparmio Show, dove ogni giorno si centra il prezzo e senza sorprese sulla qualità, ma con un grande assortimento ti continua tu di prodotti e della spesa resta solo il bello. Mister Risparmio, per te facciamo magie. Ma se la magia la fate voi, o mago che fa? Sparisce. Famiglia, con gli amici di sempre, con i tuoi cari. Più buono, con te in ogni momento. Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema? L'ultimo stadio.
insomma, casomai dovessimo diventare singolo, sappiamo come si possono piegare. Le maglie da calcio vanno così, vanno differenziate. Mi posso far notare una cosa, senza offrire? Sì. Allora, il gioco di Gattuso è abbastanza produttivo, cioè nel senso ci sono molte azioni da gol, l'unico problema insomma è concretizzare queste azioni da gol. Però notate che il gioco che si imposta da dietro, dalla difesa del Napoli, ormai le squadre avversarie l'hanno capito e ci pressano molto alto, cioè sto fatto che non ci sta più la famosa zappata retro difensore che va a spazzare, è cambiato un po' il gioco, però è rischioso impostare da dietro con questi passaggi per non buttare il pallone. Immagina in settimana quante ore e ore e ore di allenamento, poi comunque se tu riesci a partire bene da dietro hai delle opportunità in più, ovviamente deve essere tutta la squadra a fare determinati movimenti. Sì, però e infatti spesso, l'abbiamo visto con la Fiorentina. Ma molto spesso che capita però che tu tendi ad impostare, dire non vuoi buttare il pallone, loro ti pressano alto e si costruiscono praticamente a rischiare molto. Certo, il rischio c'è. Cioè il rischio conviene a fare questo tipo di gioco, non lo so. Questo è proprio il modo di giocare di Gattuso. Quindi se tu hai preso Gattuso è anche secondo me per dare una continuità a quello che era il gioco di Benitez e soprattutto di Sarri. Benitez mi ricordo solo una cosa di un grande calcio mercato di Benitez. Io mo vorrei chiedervi, è possibile appigliare Benitez solo per fare fuoco calcio mercato e poi manata o no, così per capire. No, ma anche perché c'è gennaio, insomma, manca poco. Senti, quindi prima di lanciare il prossimo video, caro Marco, devi fare dei saluti da parte di Oreste Gold a Jacopo D'Alessandro, figlio del nostro amico e collega di Canale 21, Massimo D'Alessandro. Non ho il baffo, caro Jacopo D'Alessandro, e ti dico, era una sianata che tu li saluta Oreste Gold, ma Oreste Gold non si fa fa. Un bacio grande e forza Napoli. Salutiamo Jacopo. Ciao, e che cosa andiamo a vederci ora? Adesso, amici di Ultimo Stadio, andiamo a vedere. Senza legge, veloce, che periodo di lockdown, capito? Nuovi amori, che uno ha l'amante. Ecco, e quindi tu sei in casa, chi fa siamo? No, non io. Vediamo. Ah, vabbè, ok, pensavo tu. Vediamo. Ah, oh, ma roba bellissima, mio marito non c'è, aiuto stadio. Bella, bella, mio marito! Che ci fa, che stridoli? No, 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 mamma, avete capito? Sono voi, sono la mandra, la signora Piane Cop. Sono sceso col balcone e vostra moglie è stata così gentile da farmi nascondere qui in casa vostra, avete capito? È la verità? Allora scusate. No, ma figurate, non vado a preoccupare. Sapete l'uscita? Sì, sì, non mi preoccupate. Arrivederci. Mi ero un po' che mo' pensava che tu molti per corno, ma c'è la miseria. Amo vinciuto la tavola. I taccini, capito? I taccini! Ma che è stato? Come che è stato? È Ritkill che era la madre della signora a piano di sopra! E ben si grida! Non ci grida! Questa è mia casa all'ultimo piano! Siamo giunti quasi al termine di Ultimo Stadio anche per questa puntata ed è il momento di dare uno sguardo a quelli che sono i prossimi incontri di questa nuova giornata. Allora, troppo tecnico, è bulletto. È bulletto, ma volevo essere un po' più, capito? Vabbè, la bulletto. Serve nei soldi, Ferru! Va bene. Serve nei soldi. Benevento Torino, Salvatore. Uè, che partita. E sai che cambio sulla macchina del Torino. Prima aspettavo che Benevento facevi risultati, insomma, a Crotone. Ti piace Nicola? Nicola, ma chi Nicola? Vabbè, andiamo. Benevento Torino? X. X. Roma Spezia, è lo stesso Spezia che ha vinto a Napoli, eh? È Roma Spezia, vabbè, ma non penso che dopo il derby, insomma, possa perdere un'altra partita tra Roma. Facciamo un altro X. X, vabbè, insomma, escono i soldi. Peraltro vi do una notizia, i bookmakers hanno... Dice le parole però, no. Però ti voglio bene. No, è perché... I bookmakers hanno, come si dice, bancato, ti piace bancato? No, quella si dice, bancato, hanno quotato. Ha quotato Sarri alla Roma. Addirittura. È interessante. Ci vuole pure Sarri alla Roma. Sarri alla Roma. Ce lo giochiamo. Io invece mi prendo nuovamente il Napoli perché ho portato fortuna alla vittoria del Napoli. Verona, Napoli. Il Napoli in trasferta ha sempre fatto delle belle prestazioni e sono convinto che anche a Verona ci sarà una vittoria. Ricapitoliamo per tutti gli amici. Benevento Torino. Che ci serve nei sordi come noi. Benevento Torino X. Roma Spezia X. Sarri alla Roma.
Sì, però questo è a lungo, questo è a lungo. È Verona Napoli 2 con 10 euro, forse a Paradamasada di Ferruccio Fiorito, forse. Quindi non guadagnate niente, state guadagnando. C'è l'agato studio. Va bene così. Amici sportivi, siamo giunti veramente al termine, grazie a Salvatore Turco. Ma prego, prego. Grazie al grande Marco Lanzuise. Grazie a voi e grazie soprattutto a Ferruccio Fiorito, a regia di Roberto Aiena, questo programma con tutti i video, bravissimo Roberto. La produzione di Massimiliano Triassi, insuperabile. Roberto Di Costanzo, ragazzi, forza Napoli, alla prossima. Ciao a tutti. Questo programma è offerto da Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema, qual è il problema?